Ciao ragazze, eccomi tornata, sempre della stessa giornata perché sto registrando più video possibili. Sono tornata con un altro video, con un video che mi è stato richiesto un po' di tempo fa da una ragazza con cui ho avuto modo di poter collaborare, ed è veramente simpaticissima. E se volete io vi lascio come sempre, qui sotto tutti i riferimenti. Ed è Katiuscia Bella può essere, non so, mi dimentico sempre, perdonami. Scusate, perdo la voce. E quindi faccio un video che mi è stato richiesto da lei un po' di tempo fa e vi faccio vedere la palette della Deborah che mi aveva regalato mia mamma l'anno scorso a Natale. Quindi adesso la vado a prendere e ci vediamo tra poco. Eccomi qua. Allora, la palette che si presenta in questo modo, non so se riuscite a vedere dalla luce, ha questa maniglietta. Quindi come una piccola borsettina da poter portare da stanza a stanza, non nella borsa perché veramente è ingombrante tantissimo. Vedete, si apre in questo modo. Una volta aperta, vi faccio vedere, ha questo mega specchietto, vedete, sì, registro in questo modo col telefono, lo so, ha questo mega specchione che mi piace veramente tantissimo perché non devo prendere il mio specchio, il mio solito specchio, e quindi è molto molto comoda. Poi si presenta in questo modo. Qua sopra abbiamo tutti i vari ombrettini. Allora, io tengo sempre con la confezione. Gli ombrettini si presentano in questo modo e sono veramente bellissimi. Alcuni sono pigmentati, alcuni sono matte e mi piacciono veramente tantissimo. Scrivono veramente tanto, quindi mi piacciono in particolare anche per quello. Poi si apre in questo modo. Oh, no, dopo tu devi uscire, forza. Si apre così, vedete, la palettina si presenta in questo modo. Avete tutti i vari ombrettini, vedete, tutti, sì, vabbè, dai, ok. Tutte le varie colorazioni, mi piacciono veramente tantissimo, quindi potete sbizzarrirvi come volete, con qualsiasi tipo di smokey eye, che volete. Poi da questa parte tutte le varie altri colori, vedete, va dal blu, dal verdino bello scuro, dal viola, dal rosa, dal verdino, dal marroncino, quindi potete sbizzarrirvi un po' come volete voi. Poi, avendo aperto queste due pareti qua, al centro abbiamo due rossetti, uno da una parte e uno dall'altra, al centro c'è il mascara e due vari lip gloss. Io adesso vi faccio vedere swatchando i vari rossettini. Allora, questo rossetto qua è un color nude, sì, è un rosa nude, vabbè, comunque vi faccio lo swatch, vi faccio vedere come rimane sulle labbra, non so se riuscite a notarlo. È un, sì, un rosa nude, mi piace veramente tantissimo. Io non sono il tipo da rossetti, dipende, se poi c'è un rossetto che mi piace proprio, mi colpisce tanto, allora lo utilizzo. Comunque questo è il primo rossetto che mi piace veramente tantissimo. Poi l'altro rossetto invece, beh, è tutt'altra cosa, quindi mi piace ancora di più ed è bellissimo. Allora, il tappino, vabbè, sopra c'è la scrittina Deborah, quindi è fatto così, è questo bel rosso fuoco, quindi apposta per Natale. A breve poi vi farò anche un piccolo tutorial su come mi truccherò magari nelle festività, quindi Natale e Capodanno. E questo qua, e beh, che ve lo dica a fa', che ve lo dica a fa', guardate che bello, è bellissimo. E poi profuma anche, sembra che profuma di fragola, non lo so, comunque. Questo è l'altro rossetto che c'è dentro la confezione. Adesso non so se la trovate ancora questa palette. Mia madre l'ha presa da OVS l'anno scorso. Ero andata per prendere una cosa e quindi lei con la scusa mi ha comprato questa palette. I due lip gloss sono questi qua. Sono questi due qui, vedete. Uno è sul rosa nude, brillantinato mi sembra anche, no? Vabbè. E questo qua invece vabbè, mi sono macchiata tutta, quindi sono tutta bella appiccicosa, vabbè. E questo qua, questo tutto brillantinato, vi faccio vedere, tanto ormai sono tutta. Aspettate, vedete? Non so se riuscite a notarlo, è tutto bello sbrilluccicoso, vedete la luce, guardate che bello. È bellissimo. Poi l'altro invece su un rosa nude e poi abbiamo anche il mascara piccolino ed è questo qua. Lo scovolino mi piace in particolare perché poi è piccolino e comodo, quindi da poter portare magari in borsetta. Questo qua e poi l'altro lip gloss è questo qua, ve lo swatch così vi faccio vedere un po' come rimane magari sulle labbra ed è questo qua.
quindi questo è il primo e questo qua è il secondo, e mi piace veramente tantissimo. Poi, allora, chiudiamo queste due pareti qua, perché sennò non riesco a farvi vedere tutto. Poi, chiudendo, abbiamo sotto l'altro reparto, perché ha anche un altro reparto, ha il reparto con tutti i vari lip gloss, vedete? Potete sbizzarrirvi un po' come volete, perché ci sono varie colorazioni, ed è questo qua. Poi, non è ancora finita, sotto ha il reparto con tutti i vari pennellini piccolini dalla spazzolina per le sopracciglia, quindi veramente ben fornita. E poi sotto, sempre dove ci sono i vari lip gloss, aprendo abbiamo tutti i blush barra ciprie e terre. Guardate che bella. Allora, qui abbiamo tutti i vari lip gloss, quindi dalle varie colorazioni, quindi un rosa nude, un marroncino. Poi abbiamo blush, ciprie, fard, qualsiasi cosa, quindi c'è veramente di tutto questa paletta. A me piace veramente tanto. E avevo visto quanto costava, anche se comunque era un regalo, però ho fatto finta di niente. E mi sembra che veniva sulle 25 euro, se non mi sbaglio. Era proprio il periodo di Natale, quindi c'erano vari sconti da OBS. E niente, a me piace veramente tantissimo, perché mi posso sbizzarrire un po' come voglio, quindi posso creare un po' vari smokey eyes, varie colorazioni, quindi magari non ce l'ho in varie palette, questa veramente c'ha di tutto, quindi io veramente la amo da morire questa palette. E mi sembra che si chiama la Color Symphony Makeup Kit, faccio vedere, c'è scritto qua sotto, vedete? È veramente ottima, quindi se avete modo di poterla trovare, magari è capace che adesso, quindi sotto le feste, magari la riuscite a trovare, magari la tirano fuori di nuovo, non lo so. Comunque è veramente ottima come palette, quindi se riuscite a trovarla prendetela al volo, perché è ottima veramente. E niente ragazze, spero che il video vi sia piaciuto, e niente, ci vediamo alla prossima, ciao!